Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video recensione e voglio recensirvi un prodotto Wycon. Sono stata nel negozio che è appena aperto a Bari, appena aperto da qualche tempo, e ho trovato due prodotti. Uno è il Long Lipstick che vi ho recensito l'ultima volta e lo trovate qui. Mentre oggi vi recensisco un spray tattoo. Ecco qui la confezione. Ovviamente non ho comprato solo lo spray, ho comprato anche lo stencil per fare i tatuaggi. Ecco qui, mi sono piaciute ovviamente le stelle. Sono quattro, una un po' più grande dell'altra. E diciamo che l'idea è simpatica. Vi faccio vedere ora come si utilizza questo spray e come si utilizza ovviamente lo stencil. Vediamo. Ricordavo ovviamente i prezzi. Comunque, lo spray costa 8,90 euro, mentre lo stencil costa 1,50 euro. All'interno della bomboletta ci sono 50 ml di prodotto, quindi si possono fare un bel po' di tentativi, un bel po' di tatuaggi. La mia opinione non è positivissima. È positivo il fatto che la vernice utilizzata, il prodotto utilizzato all'interno della bomboletta per fare il tatuaggio è duraturo, mediamente duraturo, perché non va via effettivamente con una o due docce, soprattutto perché d'estate uno va al mare. Ecco, il mare, diciamo che dopo la doccia non va via, ma se si fa un bagno a mare è sicuro che il tatuaggio non regge. Quindi la mia opinione è negativa proprio per questo. Ed è negativa anche perché, come avete visto, dopo aver utilizzato lo stencil, nella rimozione il tatuaggio non viene preciso, va modificato, comunque va aggiustato. Un metodo per rimuoverlo c'è. Basta utilizzare del cotone e del solvente per unghie, semplice acetone. Il mio voto per questo prodotto, per diciamo per questi due prodotti, è sicuramente un 4,5 su 10. Non sono soddisfatta. A questo punto, invece che utilizzare questo, si potrebbe utilizzare anche il tatuaggio all'henné classico. O le penne all'henné che si vendono in erboristeria, o perlomeno che si vendevano in erboristeria. Io ricordo qualche anno fa, una decina d'anni fa, in erboristeria vendevano delle penne all'henné con cui farsi i tatuaggi e quelli sicuramente duravano circa 30 giorni. Andavano via via sbiadendosi giorno per giorno fino ad arrivare alla loro completa rimozione. Comunque, la mia recensione non è positivissima, è sotto la sufficienza e non ricomprerò più questo prodotto perché non mi è piaciuto. Oltretutto non costa pochissimo, costa circa 9 euro, 3,50 euro. E
Devo aggiungere che ovviamente gli stencil non sono tutti uguali, io ho scelto le stelline, ma c'erano tanti altri soggetti, c'era il cuore, l'ancora e svariati altri. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato utile. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social e mi raccomando, non dimenticate di andare a visitare il mio sito internet www.stefaniclè.it. Ciao e alla prossima! Della Wycon. Sto parlando del Long Lasting Liquid Lipstick.